nell'ambito delle intense attività organizzative condotte dalla Fondazione Bruno Balloni in occasione del Trofeo d'Abruzzo, si è svolto presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Teramo l'evento Allenarsi per il Futuro, riservato agli studenti di tutti gli istituti scolastici di secondo grado di Teramo. Un incontro volto ad orientare i giovani al loro futuro, offrendo percorsi di competenze trasversali e orientamento e opportunità di alternanza scuola-lavoro attraverso il metodo dello sport. È fondamentale che la Facoltà di Scienze della Comunicazione crei squadra, crei rete sul territorio, perché solo così possiamo proporre ai nostri studenti dei progetti particolarmente importanti e attrattivi. Considero come preside di facoltà gli studenti non semplici studenti ma professionisti in formazione, e professionisti in formazione vuol dire confrontarsi con realtà importanti come quella di oggi di Bosch, che crei un contatto col mondo del lavoro particolarmente importante. Lo sport è fondamentale perché i principi dello sport rappresentano il lavorare insieme, fare gruppo, fare squadra, abbattere le barriere delle discriminazioni e delle diversità, temi particolarmente importanti alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, e auspico e spero che questo sia l'inizio di un avvio di una serie di progetti che vadano in questa direzione. Allenarsi per il futuro è un progetto sviluppato dall'azienda Bosch & Randstad su tutto il territorio italiano, insieme ad enti ed istituzioni, con l'obiettivo di orientare i giovani al loro futuro attraverso la metafora dello sport. Passione, impegno, responsabilità e soprattutto allenamento. Guarda, io credo che lo sport sia davvero una metafora vincente, rappresenta un po' tutti quelli che sono i valori di cui i giovani hanno bisogno oggi, quindi il sacrificio, la lealtà, il rispetto dai valori, il vincere e il saper perdere, perché anche saper perdere, non dimentichiamolo, è importante, e io credo che tutti questi valori contribuiscano alla formazione dei ragazzi di Teramo, d'Italia, del mondo, quindi lo sport secondo me è la mossa vincente.